Buonasera, ho deciso di fare questo video a volo, sono giù nel mio parco, io abito lì e ho deciso di fare questo video per informarvi del fatto che ho deciso di fare un secondo canale e voi giustamente direte che? Secondo canale? Ma perché? Perché? Perché praticamente ho deciso di fare questa cosa per dividere un po' gli argomenti e per fare diciamo una sessione, oddio i miei capelli, perché ho questi capelli stasera? Sono gonfissimi. Comunque volevo fare un po' di ordine all'interno del canale perché ho cominciato davvero a postare roba a caso e non va bene. Perciò ho deciso di fare un secondo canale in cui mettere tipo video del genere, video in cui parlo, vi racconto cose, dove parlicchio così a caso. E quindi ho fatto questo video per informarvi, insomma, di almeno per farvi sapere perché e cosa sto cercando di fare. Tipo lì vorrei mettere tipo video in cui chiacchiero, in cui vi racconto cose, perché lo sapete, io sono una che parla moltissimo. E tipo no, io sono, lo vedete quest'albero? Vi potrei raccontare da stasera fino a domani tutti i casini che io ho combinato qui in questi posti, perché io da piccola ero un maschiaccio e ne ho combinate davvero di tutti i colori. Se volete vi racconto tutte le mie cose da piccola peste. Tipo se vedete laggiù, vedete lì, lì ci sono degli alberi e tipo facevamo le battaglie tra la capanna di un albero e la capanna di un'altra. Vabbè. Magari riserverò un video a parte su tutti i casini che io facevo qua giù. E beh, spero che questa cosa vi piaccia. Non vorrei, già l'ho detto anche nell'altro video, nel primo video che è uscita di là, che non c'è un secondo fine, non c'è chissà che big money da fare, soltanto che io spesso vado gironzolando e portare una videocamera non mi dispiace, anche se la gente mi guarda male, però non mi dispiace tipo mettermi lì a raccontarvi cose. Se ne sta andando pian piano il sole, sto diventando, vedo l'inquadratura tipo con la luce che piano piano scende, è bellissimo. Arriveremo a fine video che sono cadaverica e beh, spero che questa cosa vi piaccia. Sto dicendo sempre le stesse cose, ma io parlo troppo ma dico sempre le stesse cose. E quindi fatemi sapere se volete tipo dei video chiacchiericci dove vi racconto cose, tipo cose successe su questi alberi quando ero una teppista, perché non si vedeva dalla faccia perché ero piccolina, carina e coccolosa, ma no, ero una peste. E fatemi sapere tutte queste cose e quindi vi invito ad iscrivermi al nuovo canale. Quindi vi invito ad iscrivervi al mio canale. Ho appena fatto cose e non sto capendo niente. Comunque vi invito ad iscrivervi al secondo canale, a seguire le minchiate che farò, perché sicuramente ne dirò di tutti i colori. E beh, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, fatemi sapere. Intanto io vi faccio notare che questa videocamera mi rende più rossa. Ci sto bene così? Perché non sono così rossa io nella vita reale, però è bello questo. Lasciamo perdere, io sto ammirando più il colore che mi esce in questa cosa che mi piace tantissimo. E intanto vi faccio vedere cose, andiamo a far vedere cose al buio degli alberi. Vedete tipo lì in questo buco tipo le cose che io combinavo su queste piante. Adesso vi racconto, visto che non ho niente da fare. Tipo su questa pianta qui, che è palesemente un ulivo, noi la chiamiamo la quercia perché è enorme, no? E tipo questo era tipo il capoalbero, vogliamo chiamare così, dove tipo ci andavano i più grandi perché non ci riuscivo a salire in cima, tipo lassù. Cioè, una volta ci sono riuscita e sono rimasta bloccata lassù, è venuto mio fratello a prendermi perché non riuscivo a scendere. E vabbè, invece tipo qua, adesso vedete, ci riusciamo ad arrivare in tempo. Tipo qui ci sono tre piante consecutive, sono sempre ulivi perché il mio parco è un parco pieno di ulivi. E tipo noi facevamo le capanne, invece di farle sopra le facevamo sotto, tipo in questo spazio qui, e c'era una capanna qui e una capanna lì. E ci facevamo le guerre, cioè tipo la notte c'era chi veniva tipo da una capanna senza morire,
Tipo, uno di una capanna veniva di qua e faceva gli scherzi a quello dell'altra capanna. Non avevamo un cazzo da fare da bambini. E poi tipo si facevano cose, si organizzavano i tornei, si facevano gli scherzi, abbiamo fatto di tutti i colori. Poi laggiù, dov'è? Là c'erano, c'è ancora, lì c'è una pianta, là ce n'era un'altra e erano tipo le astronavi. Sopra gli alberi avevamo fatto tutto un circuito disegnato su, sulla corteccia, farvi capire come eravamo organizzati, no? Avevamo fatto tipo sulla corteccia degli alberi tutto un marchingegno con le tastiere, le cose, e tipo quelle erano le astronavi. Poi una l'hanno tagliata e addio astronave. Queste sono le cose che vi racconta Antonella, non ci facciamo caso. E tipo io mi arrampicavo su piante, adesso vi faccio vedere, lì c'è una pianta dove mi arrampicavo io sempre, tipo, no? Lassù, su quella pianta, probabilmente c'è ancora, c'è tipo tutta la tastiera del computer intagliata dentro la pianta, dentro alla corteccia, e cose da far rabbrividire. E poi tipo facevo gli scherzi ad una ragazza che probabilmente mi odia ancora, e tipo trovai un serpente, lasciamo perdere, tipo trovai un serpente con una corda legata al collo, ho cominciato a rincorrere quella ragazza tirandogli il serpente addosso. Madonna, vabbè, lasciamo perdere, oh, è una tempista. Non so perché vi sto raccontando queste cose, sono appena tornata a casa e adesso direi che me ne torno proprio a casa a fare la persona normale, perché sto raccontando cose un po' assurde sulla mia infanzia, che non era proprio di quelle da bambina normale, perché vabbè, i videogiochi ci sono sempre stati, però comunque avevo proprio interessi da maschiaccio, no? Tipo c'era una bambina nel mio parco che non scendeva perché aveva paura di me. Madonna. E poi quando me l'ha raccontato che siamo cresciute, mi ha raccontato sta cosa, perché avevi paura di me? No, ma perché tu eri un maschiaccio e facevi paura. Ma oh, vabbè, adesso vi faccio vedere l'astronave, se c'è ancora qualcosa. Andiamo a vedere, tipo la mia astronave stava, vediamo se riusciamo a trovare il punto, tipo lì a terra c'è tipo un buco e là c'era un albero, tipo qui era una postazione, madonna quante formiche, comunque qui c'era una postazione e non so se si vede lassù, tipo ci si poteva sedere, tipo lì, qui, poi là è stato tagliato un pezzo, lì, qua, c'era tipo tutto il comando con i circuiti. La fantasia dei bambini era davvero qualcosa di spettacolare prima. Adesso queste cose non le fa più nessuno. Cioè, io infatti vi faccio vedere il parco, no? Non c'è nessuno. Prima questo parco, a quest'ora, soprattutto mo che è bel tempo, era pienissimo di bambini che facevano cose, tipo quelle là che vi ho fatto vedere, vi ho raccontato. E adesso invece non c'è nessuno, perché probabilmente i bambini stanno in giro a rimorchiare, perché io spesso li vedo, sono ragazzini tipo dagli 8 anni in poi fino ai 12-13, e stanno tutti boh a casa oppure con Nintendo oppure in giro a rimorchiare, e per me è una cosa assurda. Cioè io fino ai 16 anni più o meno stavo qui a giocare a nascondino tra le piante. Quindi boh, sarà un parlo tipo donna vissuta, tipo alla fine 23 anni ho. Però è vero, è diverso un po'. Che cose tristi. E beh, questo è per farvi capire io dove abito. Se mi volete venire a trovare. No, sto scherzando. Comunque, lì ci sta. Dov'è? L'altalena. Che tipo è stata cambiata miliardi di volte, perché puntualmente troviamo il teppista di turno che le taglia con il coltello. Non so perché c'è questa mania di tagliare le altalene con i coltelli. Comunque sono da sola, cioè proprio solitaria nel ben mezzo del nulla. Stranissimo, è proprio brutto il parco così vuoto. Tristezza, incredibile. Vabbè, sto parlando troppo e vi sto raccontando troppe cose. Comunque fatemi sapere se vi piace questo genere di video in cui parlicchio e vi racconto cose. E quindi ci vediamo al prossimo video e fate i bravi. E basta parlare, Antonella, basta, fermatemi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.
E vabbè, allora facciamo così, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!